Giappone, 10 novembre del 2012, siamo a Taishakukyo, dentro il comune Ishibara, e siamo qua in visita a vedere una grotta naturale, un ponte naturale, gli alberi rossi e altre cose tutte naturali. Io da davanti, amore, che sto facendo quella col kimono. C'è un buco? Facciamo un po' di video tu e il papà insieme, eh? Dai, vieni qua. Vieni qua, vieni in braccio a papà. Questo qui che può andare su qua, che fai? Se vuoi dentro. Non so come si chiama. Ah, qua c'è il tunnel. La grotta. Titan! Da stupidino, sei uno stupidino bufino. Guarda come cammina. Hai freddo? Sì. Entriamo nella grotta. Dai. È tutta una grotta naturale. Non riesco a entrare. Il papà qua non ci passa. Neanche un po'. Guarda, sono convinto che se mi mettessi in questo angolo buio, per come sono, ecco la barba, e dovesse arrivare qualche turista giapponese, si spaventerebbe assai. Incredibile però. Questo qua? Quello che stanno dicendo, che lo sai, nella luna si vede un coniglio che sta facendo emoji. Allora, si dice che nella luna si veda un coniglio che sta facendo il mochi. Sì, questo qua, e questo qua si vede questo, e questo nome, che
coniglio di Luna. Ma dai, interessantissimo, non lo so. Come fai a sapere tutte queste cose? C'è scritto. Hai capito? Aspetta, amore. Non giusto. Cos'è che hai detto? Diventato convento. Ma dai. Sono tutto impiegato il vento. Pazzesco. Cartello spiega come crescono le stalattite e stalagmiti. 100 anni rispettivamente, 100 anni sopra e 200 sotto. Scusa, dimenticavo un centimetro, 100 anni e 200 anni. Quello così, quello che c'è luce esce. Ma dai. Ah, perché c'è un po' di luce, c'è il muschio, forse perché c'è un po' di acqua, non un po' di luce. Occhio alla testa, amore. C'è questo qua, che si vede, che... The Full Moon Stone. Ma anche tu io. Ah, eccolo lì, si vede proprio la luna. Sì. Andiamo. E più fighi hanno la luce, io proprio la luce non ce l'ho. Qua buttano le monetine. Adesso chiamo mio figlio più piccolo. Ci sono le monetine lì. Perché ci vuole monete? Non si capisce fino a quanto continua. Ah, la grotta finisce qua, ma in realtà non finisce qua. Ah, ma siamo dentro. Poi arriva anche il vento. Gheggino. Madonna, io rischio di picchiare le corna io qua now, vero? Cos'è corna? Quelle che tu non ti puoi permettere, sennò ti uccido. Hai capito? Piano, amore. Vuoi salire tu? Ma sì. Se si poteva anche andare. Non capire se è quello un pipistrello. Dov'è? Qua c'è la luce. Non riesco. Che cavolo ho visto? Boh. Torniamo alla luce. Noi uomini della grotta. È sempre bello fare video con te, no? Bambini, qual è il vostro problema in questo momento? Pipì. Titi? Pipì. Tu? Voglio fare pipì. Vuoi fare la pipì? Perché non fai la pipì? Perché non c'è dove sto. Falla qua. No.
adesso te la faccio fare vicino a un albero. Per taci, che è un cagnolino abituato a farla pipì vicino agli alberi, vero? Io non faccio, voglio fare nel bagno. Amore, ma scusa, ma che avventuriero sei se vuoi fare la pipì nel bagno? Queste sono piramidi di sassi che ogni tanto ci sono e si compongono così, ogni volta che qualcuno passa mette un sasso. Io. Ma tu prendi il tuo sasso, questo è del papà. No, io. E delle volte sono gigantesche. Si esagera, fai cadere tutto, magari quello lì era un sasso secolare messo lì. Bravi. No, facciamo questa solita ripresa dove naturalmente ci abbracciamo e passeggiamo. Da camminare? Dammi un bacino con affetto, facciamo finta che... Dai, non farlo. Aspetta. Bambini, guardate papà, il papà fa una magia, abracadabra, eccolo il bagno, ve l'ho fatto, in mezzo alla foresta ho fatto il bagno. Sì, è quello un bagno, amore. Sì che l'ha fatto il papà ha i superpoteri. Come non si può usare? Eh beh, io ho fatto il bagno, non mi avete detto di farlo funzionante. Perché si può cadere. Ah, andiamo a vedere. No, non andare, non so cosa vuol dire si può cadere. Non so in italiano si può cadere. Sì, amore, in modo grave. Sì. Ma sicuramente cadere in mezzo alla cacca non c'ho voglia. Allora, vuol dire che è pericolante. Madonna, che schifo. Ragazzi, che schifo. Cosa c'è? Questa è vera l'arte. È così che un vero pittore deve fare. Deve andare nel contesto e riprodurre ciò che vede. Anche io gli sto fare. Anche tu lo riesci a fare, sì. Tu sei un artista, sei un piccolo artista ingegnere, anche perché inventi tante cose. L'unico tuo difetto è che dici no ogni tanto al papà. Bruttissimo difetto. Ma tu vedi altri gaigini che tirano i sassi nel fiume? Io non ho inventato,
shopping. Domani non andiamo a saltare? Domani non andiamo a saltare, vai avanti un po' che almeno faccio un soggetto interessante, una base, un altro soggetto interessante, o meglio una location interessante. Questo tipico accento era cinese. Infatti qua non so perché è strapieno di cinesi. Oh, guardate quante montagne di sassi. Ognuno quando arriva mette il suo sasso. Che montagne. Questo è un ponte naturale. Bello, eh? Dato le dimensioni rispetto a mia moglie, è gigante. Quelli che fanno i picnic. Amore, devi ripetere tutto perché non ero molto attento. Che cosa? Se ero 4 anni fa c'è quella brutta e diventa ancora un anno. Ma dove c'era 4 anni? Che 4 anni fa c'era cosa brutta, ti ho scritto libro. Cioè, se in un libro c'è scritto che 4 anni fa c'è stata una cosa brutta e poi diventa ancora un anno, cioè passa ancora un anno, sì, anche 5 anni fa diventa, però c'è scritto 4 anni fa, perché? Allora, la tua domanda vuol dire, se sul libro c'è scritto che qualcosa è successo 4 anni prima, dopo un anno sul libro continua a esserci scritto che la cosa è successa 4 anni prima. In realtà, essendo passato un anno in più, come si fa a capire? E questa è la tua domanda? Sì. Amore, mi sa che io avrò un futuro molto complicato con te. Complicato, cos'è? Se cominci adesso all'età di 7 anni a farmi queste domande, allora lo puoi capire da due cose. Prima di tutto devi vedere
l'anno in cui è stato prodotto il libro e poi quando è stato stampato. E poi se una cosa non è successa perentoriamente 4 anni prima, vuol dire che dobbiamo guardare quando hanno amore, quando una cosa succede quando hanno scritto. Sì, questo è un riferimento. Comunque. E poi? Amore, se mi fai anche spiegare, forse puoi anche capire. Che, ogni cosa che succede. E poi, papà, che guardi quando hanno scritto. E poi? Te lo posso spiegare? Posso adesso? Grazie. Che guardi che quando hanno scritto. E poi? Che da quel. Quello lì? Mamma. Oh, sei sempre così. Me lo fai spiegare, amore? Ogni. Zittino anche tu. Ogni cosa, amore, quando succede, c'è scritto quando è successo, in che anno è successo. È difficile che ci sia scritto 4 anni fa. C'è scritto che è successo, non so, adesso siamo nel 2012, c'è scritto che questa cosa è successa nel 2008. Quindi non, di fatto non c'è questo problema. Tu quando sei nato? In che anno sei nato tu? Però... quando c'era la disonorlo, non può fare queste cose. Beh, amore, se sbagli un anno non succede niente, anche se sbagli un secolo. Non preoccuparti, amore. Ma tu sei sempre così complicato? Ah, amore, qua, dopo la curva ci aspetta un elicottero, ok? Ciao, piccoli cavallini. Cosa c'è? Dai. Guarda. Oh, dai, fate gli auguri alla Dora, dai. Dai, cantate, dai. Forte, forte. Tanta gloria a te. E basta? Tanta gloria. E poi? A te. E te invece? Cos'è, giapponese quello? No. あ、違う、こっちすぎる。
No, tiro 10 euro se fai tutta la scala saltando su un piede. No, si può. Facciamo 25, facciamo 30 e chiudiamo lì. Ok, 50. 50 lo faccio io. Però è tutto rosso, vedi? Tutto sì, hai ragione. Guarda, è rossissimo. Pure il momicide. Ma non è che non metà. Chiaramente il piatto che sentite da parte mia in video è tutta scena. Per me è una passeggiatina questa rispetto alle 3 ore di corsa su una gamba che faccio ogni giorno, la mattina alle 4. Qua quanti metri siamo? 2898? Di più? Ok, Edoardo, tu ormai hai 7 anni. Siamo arrivato ad un'altezza considerevole, io penso che tu sia in grado ormai di fare un degno commento. Degno commento cos'è? Un commento, dire qualcosa in merito a questa situazione. Non so. Di quello che ti passa in mente. Bello. Bello, poi? Non ho guardato mai, non ho salito mai così alta. Non è vero. Sei salito di più. Eh? Siamo andati in montagna, questa non è una montagna, è una collinetta. Collinetta cos'è? Una piccola montagna, piccola, piccola, piccola. Più piccola? Piccolissima, come te. No. Poi? Non so, puoi dire tante cose. Oh, com'è ripido qua. Non pensavo che fosse così ripido. Ripido cos'è? Ripido cos'è? È ripido è questo, quello che vedi. Quando la strada va proprio giù, 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 giù velocemente. Qua c'è il 2. Abbiamo scovato probabilmente. Sai che il 2 è il numero fortunato del papà? Perché? Non lo so. Perché? Non lo so. Le mie gambe. Questo? Cos'è questo qua? Io vado giù. Papà, io vado giù. Papà, ho capito? Sì, ho capito. Vado giù, Sì, ho capito. No, stai dove c'è la mamma. Dai.
Vabbè, direi che con questa inquadratura